incanti mediterranei, tessuti da profumi di mandorle e dai forti colori delle cassate, per molto tempo furono la scenografia della stesura del Gattopardo, il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Infatti, a un tavolo del Bar Mazzara di Palermo, lo scrittore sedeva ogni giorno negli anni 50 per completare e correggere la grande opera della sua vita. Gli amati fogli si ritrovavano tra una tazzina di caffè e il posacenere con una sigaretta sempre accesa. Per anni, ogni mattina, tra paste di mandorla, cassatelle e biscotti di pistacchio, Tomasi trovò l'ispirazione per il Gattopardo, come racconta il figlio adottivo dello scrittore, Gioacchino Lanza, che ci farà da guida alla scoperta di un Tomasi di Lampedusa intimo e sconosciuto, quello che solamente a lui è dato ricordare. Mazzara stava sul fianco, aveva un piccolo locale ai suoi tempi, e lì cominciava a scrivere. Leggeva i giornali, scriveva, leggeva i libri e ci restava fin verso l'una e mezza. E a volte fino alle due e mezza, dipendeva se faceva colazione o meno, la Mazzara mangiava un po'. Il Gattopardo è il romanzo italiano più tradotto e letto nel mondo. Tomasi racconta la vita di un suo antenato nel momento di trapasso dal regno delle due Sicilie all'Italia unita. In realtà, dietro la vita dell'araldico felino, si nascondono le malinconie dell'autore, la sua solitudine e il suo amore impossibile per un mondo perduto, quello dell'aristocrazia siciliana, quello della sua infanzia. Del mitico romanzo sappiamo tutto, ne conosciamo la storia e la trama. Ad aumentarne la fama è intervenuto anche il bellissimo film di Luchino Visconti. Tomasi di Lampedusa rimase legato ai palazzi, alle case in cui visse e soprattutto ai giardini, luoghi incantati, metafore profumate di paradisi perduti che contrastano il deserto della realtà. Giuseppe Tomasi di Lampedusa nasce il 23 dicembre 1896 nel palazzo di famiglia al centro di Palermo. È questo il suo primo regno e resterà sempre il luogo più caro. Ed è nel racconto dedicato ai ricordi d'infanzia che Tomasi si abbandona alla memoria del primo dei paradisi perduti, il palazzo di via Lampedusa. La prima sensazione che mi viene in mente è quella della sua vastità. La sua superficie era di 1600 metri quadri, con i suoi tre cortili, le sue quattro terrazze, il suo giardino, le sue scale immense, i suoi anditi, i suoi corridoi, le sue scuderie, piccoli ammezzati. Un vero regno per un ragazzo solo. Un regno vuoto, o talvolta popolato da figure tutte affettuose. Oggi di quel palazzo restano solamente macerie. Venne distrutto nel 1943 da un bombardamento americano mentre Tomasi era lontano. Quelle rovine dolorose saranno sempre presenti, in modo diretto o meno, in ogni suo scritto. Anche a chiusura di Ligea alla Sirena, novella di pura invenzione, torna quel dolore. Ascoltiamo un documento eccezionale, la voce di Tomasi di Lampedusa, che legge la conclusione del racconto. Poi venne la guerra e mentre io me ne stavo in Marmarica con mezzo litro di acqua al giorno, i liberators distrussero la mia casa. Quando ritornai, la fotografia era stata tagliata a striscioline che erano servite come torce ai saccheggiatori notturni. Il cratere era stato fatto a pezzi. Nel frammento più grosso si vedono i piedi di Ulisse legato all'albero della nave. Lo conservo ancora. Si racconta che il giorno dopo il bombardamento Giuseppe Tomasi di Lampedusa si fermò davanti alle rovine e poi raggiunse a piedi la villa dei Lanza a Santa Flavia. Vi resterà 3 giorni senza riuscire a parlare. A quasi 70 anni da quel bombardamento le macerie sono ancora lì, a testimoniare quanto sia tenace in Sicilia la persistenza delle cose che non hanno uso e che la storia ha messo da parte. Tomasi di Lampedusa fu particolarmente legato alla madre,
bella e colta rappresentante della famiglia Filangieri-Couteau. Questi possedevano una grande villa a Santa Margherita del Belice, utilizzata per le vacanze. Tra quelle stanze e nel magnifico giardino esplodeva la gioia di Giuseppe, a cominciare dal viaggio, immortalato nel Gattopardo, in quel trasferimento da Palermo a Donna Fugata, luogo falso che nasconde ricordi veri. La mescolanza di storia e fiaba, invenzione e memoria in Tomasi di Lampedusa è strettissima. La villa di Santa Margherita è per il piccolo Giuseppe un altro luogo incantato, con le sue 100 stanze e l'immensa biblioteca. Accanto all'amatissima madre, tra i libri, Giuseppe è felice. Questa amore della lettura certo ne fa un bambino abbastanza particolare, la solitudine. Possiamo considerare però che allora si leggeva moltissimo. E tutte queste famiglie aristocratiche erano abbonate ai romanzi, diciamo, che venivano venduti a rate, cioè a puntate, i romanzi scritti a puntate, che è una cosa tipica dell'Ottocento, dei maggiori di tutti, come Dickens si vendeva a puntate. Nei ricordi della mia infanzia ci vediamo tutte queste macchiette che si aggirano e per cui lui ha ancora uno straordinario affetto, che poi lui trasferisce nella letteratura quando è più grande, quando lui dice cosa è la grandissima importanza di Dickens. Mi spiega, ma se Londra sparisse sotto un cataclisma, un bombardamento, resterebbe Dickens, che ci dice tutto quello che è Londra, quello che sono gli uomini, cosa sono gli anfratti di questa città. Santa Margherita non resta nulla di questa del tempo, c'è stato il terremoto che ha fatto Piazza Pulita di quella urbanistica. Però, insomma, c'è questo testo che ci dà esattamente la visione di quello che questo palazzo e questi ambienti erano stati. Carico di magia, di profumi e umori, è anche il grande giardino della villa di Santa Margherita. Parla di Santa Margherita, l'olfatto più che la vista. C'era l'idea del un po' dell'orto botanico all'inglese, quindi compravano cose rare, curiose palme, curiosi bulbi, e questo veniva messo in modo disperso. Quando lui parla tanto nel Gattopardo quanto nei ricordi d'infanzia, lui parla poi della degenerazione delle piante, parla di queste rose polnerò che con i soli del sud diventano un'altra cosa, che il profumo da un profumo diventa invece come oscene cosce di ballerine con un profumo equivoco di liquami di alcune sante. Insomma, lui faceva queste associazioni in fondo di quello che è la decadenza e la morte che si incontrava in queste importazioni. Oggi quei profumi non esistono più. Quel che resta del giardino di Santa Margherita e della villa ricostruita dopo il terremoto si può visitare. Luoghi che fanno più immaginare che vedere. Ma nel parco si può sempre scoprire un bambino che gioca come un tempo. Nella memoria di Tomasi di Lampedusa, spesso i profumi del giardino si uniscono a quelli di meravigliose salse. Il ragù siciliano molto forte, molta cipolla, molto uso di estratto di pomodoro assieme a zucchero, e di questo lui cita il ragù, il timballo col ragù che mangia padre Pirrone a San Cono, e dice padre Pirrone, per quanto fosse stata la tavola del principe, non aveva perso il sapore, il gusto di questi sapori primitivi, eccetera. Ed anche questo di soppiatto viene introdotto a Santa Margherita Belice, quando la madre comanda dei ragù che misteriosamente arrivano portati e involti alla tavola, diciamo, padronale, e che vengono invece da cucine paesane. Passata la tempesta della Seconda Guerra Mondiale, Tomasi si reca spesso a Capodorlando dai cugini Piccolo, la sola casa dopo la distruzione di Palazzo Lampedusa, dove trova serenità e un altro fiabesco e disordinato giardino. Lui ha sempre detto, scritto probabilmente, Capodorlando, perché era il posto che gli ricordava. Lui dormiva sopra il suo letto, c'era uno di queste piccole
immagini di presepi o di santi in avorio in una cornice barocca che veniva da Santa Margherita Belice, e vi erano quei 4, 5, 6 oggetti che erano stati divisi fra di loro. E questo aspetto poetico di quel posto per lui era un fatto fondamentale, e diceva che la casa dei piccoli glielo rammentava non solo nell'oggetto, ma nel modo di vivere, in questo uscire dal tempo. Capo d'Orlando usciva dal tempo come il convento di Palma, dove diciamo non si faceva l'ora del regale, anche lì non c'era l'ora del regale, era un mondo incantato, e Pelusa diceva così perché loro pensano che tutto questo durerà anche dopo la morte, e si capisce anche con i camerieri che saranno al loro servizio nell'aldilà. A Capo d'Orlando, nella villa dei Piccolo, conversando con il cugino Lucio, dolcemente immerso nel vasto giardino di piante tropicali con profumi che lo riportano alla serenità dell'infanzia, in Tomasi prende corpo l'idea di scrivere un romanzo sulle reazioni di un suo bisnonno il giorno dello sbarco dei Mille. Sarà il Gattopardo, ma dai Piccolo la serenità si raggiunge anche a tavola. Giuseppe era un mangiatore avido, cioè era più che goloso avido, mangiava molto, e poi aveva anche lì questa, come tutto quello che il suo modo di confrontarsi col mondo esterno, era sempre la memoria. E posso dire di questo i pranzi a casa Piccolo, dove andavamo fra il 55 e il 57, ci si andava un paio di volte al mese, stavamo 2 o 3 giorni, e quella era una miscela, era una cucina che ancora aveva tracce francesi, ma contestualmente aveva molti aspetti popolari, e che lo, in certo senso lo incantava, assolutamente lo incantava, ed era una cucina pesante. I Piccolo facevano i migliori dolci che io abbia mangiato al mondo. Facevano anche molte gelatine, tipo il bianco mangiare, una cosa che in teoria non sa di nulla, ma che ha un retrogusto di fondo eccezionale. Cioè erano queste, come, non posso dire, delle impalpabili cose un po' mollacchere. Era qualcosa di mandorla che restava, diciamo, un sapore dell'effimero. Continuiamo a sfogliare con garbo da profanatori d'intimità il vecchio album di famiglia dei Lampedusa. L'autore del Gattopardo è sereno, seppur non riesce ad abbandonare la costante malinconia che gli accarezza dolcemente lo sguardo. Nel paradiso ritrovato dai Piccolo, i ricordi dell'infanzia si fanno strada prepotentemente e la memoria prende il sopravvento. Quando questo primo capitolo è finito, lui si mette a dire, beh, però le mie memorie sono molto più vaste. E allora irrompe Santa Margherita. E irrompe questo ricordo della prima infanzia, condotto poi su un testo di Stendhal, anche col rifare, diciamo, la cartina dei luoghi che lui descrive, ce ne 5-6 all'interno del manoscritto, e che sono state anche riportate nell'edizione stampata. E lì invece la questione, diciamo, di una mediazione scompare completamente, è un testo totalmente in presa diretta, insomma è proprio il grumo di dolore e il grumo di piacere che erano il passato, il grumo di dolore che dipende dalla perdita di questi luoghi e anche di questo mondo che riaffiora. Il romanzo è fermo, sarà un viaggio a riaprire le porte all'ispirazione. Un pellegrinaggio del corpo e dell'anima per fare i conti con gli avi, i vecchi mostri paterni e i moltissimi santi di famiglia che si addensavano tutti a Palma di Montechiaro, la città che aveva dato i natali al primo Lampedusa, quello che aveva voluto il convento, che aveva fatto costruire il grande palazzo ducale e alla fine si era rinchiuso in un meraviglioso maniero sovrastante il mare. Giuseppe Tomasi di Lampedusa ripercorre questi luoghi e tutto confluirà nel grande romanzo. Quindi cosa significa Gattopardo? Gattopardo ce l'ha detto di presenza tante volte, quindi non c'è nessun dubbio, è semplicemente nel dialetto agrigentino come i contadini di Donna Fugata, che poi è Palma Montechiaro, che si sovrappone anche a Donna Fugata, chiamavano lo stemma del feudatario.
Quindi è il leopardo detto in siciliano. Il convento di clausura si apre all'ultimo erede dei Lampedusa, gli unici uomini ad avere la dispensa d'ingresso. A lui si schiudono pareti misteriose, affascinanti e segrete, tutti elementi di una religiosità intensa, di forte spiritualità. Paolo Montechiaro, che era il grande feudo originario dei Tomasi, non vi era mai stato. E vi è stato proprio per sollecitazioni personali di Francesco Agnello. Ci andò, e io ero presente, fu colpito proprio soprattutto dalla visita al convento, perché fu salutato. Gli fu negata anche questa felicità. Rifiutato da alcuni editori, venne pubblicato un anno dopo la morte dell'autore. A noi resta oggi Il Gattopardo, un libro meraviglioso che sa di tormento e amore. Un romanzo che è anche la più alta, solare e profumata espressione di una Sicilia sospesa a metafore eterne, quegli incanti mediterranei che Tomasi, sotto la cenere della malinconia, amava su tutto.